Buonasera a tutti, benvenuti a questa inaugurazione che apre un 2016 con qualcosa di veramente bello. Questa mostra dedicata a Benghi e a Gentile, o a Gentile Benghi potremmo dire, perché sono un tutt'uno in questa narrazione che avete già avuto la possibilità di vedere nell'esposizione prima di sedervi qui. Io sono Maria Grazia Palmieri, sono il nuovo presidente della Fondazione Rocca dei Bentivoglio. Questo è un tavolo al femminile, come vedete, e vi ringrazio moltissimo di essere qui. Sono anche emozionata perché appunto è una prima volta che si lega a una mostra così bella e così importante. Passo la parola all'assessore alla cultura e vice sindaco Silvia Rubini, grazie. Buonasera a tutti, anche da parte mia, un breve e rapido saluto prima di lasciare la parola a chi ci porterà più nel merito di questa iniziativa. Io voglio solamente appunto rivolgermi a tutti, così presenti, così numerosi, un saluto da parte dell'amministrazione comunale di Valsamoggia, un benvenuto qui nella Rocca dei Bentivoglio, ringraziare il presidente attuale Maria Grazia Palmieri per la sua introduzione, ma qui vedo c'è il presidente che ha dimesso il proprio incarico poco tempo fa ed è stato lui che in un certo qual modo ha seguito un po' la nascita di questa iniziativa. Un'iniziativa, una mostra che mette a confronto due linguaggi, ma che convivono molto bene insieme. L'uno, quello di Claudio Benghi, vedrete, che ha un linguaggio fiabesco, sognante, che ci accompagna in un mondo tutto particolare, un po' sospeso tra una metafisica che ritorna, e l'altro invece è quello di Gentile, fatto con tecniche particolari, vedrete, sono su carta, che tracciano queste trame molto molto raffinate. Grazie, signora. Ecco, naturalmente per entrare in merito a questa mostra, chi meglio di Francesca Baboni può operare in questo senso. Quindi le passo direttamente il microfono Buonasera a tutti. Io ringrazio in primo luogo la Fondazione, poi Angelo e Claudio che mi hanno permesso di partecipare a questo bellissimo progetto. Un progetto molto interessante perché mette insieme non solo due maestri dell'arte contemporanea, quindi due artisti legati al territorio bolognese, anche vicini che hanno anche iniziato a lavorare insieme per poi prendere dei percorsi paralleli, ma poi che hanno anche esposto sia in Italia che all'estero, hanno fatto una carriera molto importante e si sono ritrovati insieme in un progetto che fa vedere come l'arte contemporanea sia in realtà quello che è un'interpretazione della realtà, è un'interpretazione molto diversificata, perché rappresentano proprio due filoni dell'arte contemporanea, che sono il filone figurativo, quindi iconico, e il filone invece più astratto, geometrico, che è quello aniconico, che sono poi due filoni secondo i quali poi tutta l'arte del Novecento più o meno si è svolta. Per primo devo ringraziare tutti voi e in modo particolare Giovanni Parente, l'ex presidente, che grazie a lui per aver creduto in questa mostra, che siamo tutti qua adesso. Senza di lui forse non sarebbe qui. Comunque grazie veramente Giovanni, grazie. E poi cosa devo dire? Sono anni che ci vediamo, che mi conoscete tutti. Mi state seguendo passo passo in tutta questa mia evoluzione artistica di questi ultimi 30 anni. Questi sono gli ultimi risultati che potete osservare adesso con calma e spero sempre di andare avanti e nei prossimi anni mostrarvi ancora qualcosa di diverso e di particolare. Io ce la metterò tutta. Grazie ancora a tutti voi, all'amministrazione, al Presidente Maria Grazia Palmieri, alla Fondazione e a tutti voi ancora un buonasera. Ecco, Angelo Gentile costruisce invece con il segno questa forma di questa sorta di mappe, voi vedete anche dittici o trittici e anche lenzuoli molto belli dove lui lavora con questo segno quasi intermittente che sembra quasi fluttuare, cioè mentre i giardini di Benghi
sono un luogo un po' più circoscritto, mentre i cieli sembrano cadere, i cieli di Angelo Gentile si librano nell'infinito, ma sembrano quasi fare da sfondo alle raffigurazioni, alle scene surreali dell'artista. Per quanto riguarda il mio lavoro, in realtà è un lavoro di questi ultimi 3-4 anni, grosso modo, ed era legato a una ricerca rivolta all'interiorità soprattutto, quindi interiorità, esteriorità, quindi alla parte, all'anima, alla parte più intima del nostro essere. E molti lo vedrete, è anche esplicito proprio come dichiarazione, cioè esteriore, interiore, il suo dentro. Quindi ho quella volontà di cercare attraverso la figurazione qualcosa che potesse rappresentare l'interiorità. Allora, l'idea del segno e la figura, questi lavori fantastici, che praticamente hanno uno scopo didattico soprattutto, ma l'idea di questa mostra nasce tutto da Rita Nobili, che qua spero che ci dica qualcosa. Che non è imbarazzata per niente. grazie a lei che abbiamo realizzato questa mostra. Io sono stata molto entusiasta di accoglierla perché appunto non è solo un'operazione artistica, non è solo un processo artistico quello che è in mostra, ma diventerà, sta diventando e verrà attuato come processo didattico perché in 4 giornate le classi del territorio, alcune classi che hanno aderito all'iniziativa, entreranno nella mostra, non saranno semplici spettatori, ma verranno guidati da Angelo e da Claudio alla scoperta del loro linguaggio. Quindi due artisti differenti che però si amalgamano perfettamente tra di loro. Come potete vedere, anche il tipo di allestimento che è stato fatto proprio un allestimento alternato per far vedere come si alternano queste visioni di giardini.